Romeo Giubì. Ma tu chi sei? Io, se fosse fuoco, arderei il mondo. Se fossi vento, tempesterei. Se fossi acqua, l'annegherei. Se fossi Dio, il manderei in profondo. Se fossi Papa, sarei allo secondo che tutti i cristiani imbrigherei. Tutti. Se fossi imperatore, sai che farei? A tutti mozzerei lo capo tondo. Se fossi morte, sarei con mio padre. Se fossi vita, mi sarei con lui. E se mi mente, farei da mia madre. Se fossi Manu, come sono e fui, donne giovani, leggiate, vecchie laide, la sarei questi tre ragazzotti,
fermarono per chiedere dove andasse. Perché dovete sapere, bambini, che a quei tempi una ragazza in giro da sola la sera non era benissimo. No. Lei rispose che voleva andare a festeggiare i suoi 18 anni. 18 anni? Questi tre ragazzotti fanno il calcolo un po' tra di loro e decisero di invitarla. E lei, molto felice, disse che sarebbe andata volentieri a questa festa. Ma questi tre ragazzotti, io era particolarmente interessato a lei. Tutta la sera non la mollò un minuto. Davvero? E poi dovete anche sapere che era inverno e faceva tanto freddo, perché a quei tempi gli inverni erano molto vicino, come quelli di adesso, si gelava. E allora questo ragazzotto gli prestò il suo mantello. Era un bellissimo mantello nero di panno, bello caldo, e infatti da ragazzo se lo tenne addosso per tutta la sera. Finita la festa, ma il cuore dovettero riportarla a casa e lei fece per restituire il mantello, ma il ragazzotto le disse pure che poteva tenerselo e che sarebbe ripassato lui a riprenderselo. Furbo, era una scusa perché voleva rivederla. E infatti il mattino dopo, quando si alzò, continuava a pensare a quei bellissimi occhi azzurri. E allora si fece coraggio e andò a casa della ragazza. Bussò alla porta e si presentò la madre. Il ragazzo chiese della bellissima ragazza dai capelli biondi, dagli occhi azzurri. Ma la madre sapeva cosa rispose il ragazzo. La madre rispose che la ragazza non c'era. Non c'era perché lei era morta quando aveva 15 anni. Lui non ci credeva perché ci aveva ballato tutta la sera. Accidenti. Così la madre lo portò al cimitero. E al cimitero c'era proprio una tomba di questa ragazza. Ma sulla tomba c'era una cosa. Mamma mia, cosa c'era? C'era? Cosa c'era? C'era un mantello! Un mantello nero! Ma no! Ma sapete poi di chi era? Di chi era? No, non era tu, neanche tu. No. Di quel mantello! Era tuo! Ci sono cascate! Comincio a essere preoccupato per lui. Sono alcuni giorni che è pensieroso e triste. Dobbiamo aiutarlo, quel povero ragazzo. Beh, sono d'accordo con te, ma non è mica facile. Lo so. Tra l'altro, il male d'amore... Cosa, il male d'amore? Sì, il male d'amore. È difficile da guarire. Ma poi, scusami, dico io, con tutte le belle donne che abbiamo in questo paese, ma proprio di Rosa doveva innamorarsi! Sì? Oh, non poteva innamorarsi con la nostra ragazza! Era proprio in Rosa! Ma ha perso la testa per Rosa, la figlia della nobil donna? Sì. Ma no. Ma no. Sei ancora triste? Ma Giacinto, è successo qualcosa nei campi? C'è qualche animale che sta male? Sì, quello con la corna? Quello grosso? Che il babbiate ti secco? Toro! Marchetto, assaggiamo Giacinto! L'ho sempre dito lei, Rosa! Ora compari, non prendetemi in giro! Questa peste! Oi, non dimmi che hai pensato ancora tutto il giorno a Rosa, la figlia della nobil donna! No. Sì. Dai, ti conosciamo! No. Degnati! È la propria nuova roba! Ma perché si vede così tanto? Giacinto, l'hanno capito anche i sassi! Devi dichiararti, non devi ammalarti d'amore. E dichiararmi la fai facile, sì. Tu, io sono un semplice contadino. Non è neanche tanto bello. Mentre Rosa è una nobil donna e poi... Ah, è così bella. Non disperare, amico mio. Ti aiuteremo noi. Voi? E con che cosa? Fate diventare un signore con tutto d'un colpo. Questo no, ma lui conosce la dama di compagnia di Rosa. Qualche uovo ogni tanto. Vai, uova.
Comunque, se ci parla, magari un incontro riesci a organizzarlo, no? Cosa dici? Non è una buona idea. Sì, beh, siamo amici, qualcosa ci inventeremo però. Sì, è vero, voi siete anche miei amici, però qui ci vorrebbe un miracolo. Poste! Facci posto! Guarda, è arrivata Rosa. Tu che non credi ai miracoli, uomo di poca fede. Ma è Rosa, è un miracolo. È così che a volte si diventa cattolici. Miracolo.